Knitter, amiche knitter, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Non siete ancora iscritti al mio canale? Malissimo, correte ad iscrivervi e mettete immediatamente un bel pollicione alzato per incoraggiamento, per sostegno e per essere sempre aggiornati sui miei nuovi video. Oggi parleremo di haul, e cioè un insieme di quello che mi è arrivato a casa nell'ultimo periodo. Ma prima di tutto, sigla! Valentina che cuce la lana, cuce la lana, cuce la lana. Avevo già filmato un video di haul gigantesco, mi erano arrivate cose Bonprix, Zalando, avevo fatto spese da Diffusione Tessile, insomma avevo un sacco di cose da mostrarvi, ho fatto il video, l'ho montato, è venuto un video lunghissimo e l'ho perso. Cancellato, scomparso, e ovviamente non ho potuto recuperarlo. Di filmarlo di nuovo non se ne parla nemmeno perché mi è andata una mezza giornata e quindi ero disperata, disperata. Però, nel frattempo mi sono arrivate nuove cose da farvi vedere e quindi finalmente possiamo spacchettare insieme quello che mi è arrivato. Primo pacchetto che mi è arrivato da Il Gomitolo Dietro l'Angolo a Faenza, che sarà teatro di un mio futuro workshop. Apriamo. Cosa ci sarà dentro questo pacchettino? Oh, vedo già cose bellissime. Delle cose bellissime, bellissime. Apriamo di nuovo, cioè di nuovo, quest'altro pacchettino e vediamo che cosa c'è dentro. Una matassa di Toussa Tweed della BC Garn, colore, so di nuovo a fuoco. Un colore, dicevo, come potrei descriverlo? Un color fucsia scuro, malva, bellissimo. Assieme ad un'altra matassa, sempre di Toussa Tweed, color rosa cipria. Insieme a un gomitolo di Kid Silk Haze, color rosa cipria, sono di nuovo a fuoco. E per finire un altro gomitolo di Silk, Kid Silk, scusate, Kid Silk Haze, colore malva scuro, rosa intenso, per cui i colori tutti insieme sono questi, perfettamente coordinati. Bellissimi, e io non vedo l'ora perché con questi ci farò uno scialle che nella mia testa è super strepi meraviglioso. Ma lo vedremo nel 2018, nei primi mesi del 2018. Insieme ai gomitoli, il gomitolo dietro l'angolo mi ha mandato un bigliettino bellissimo e degli stupendi, stupendi marcapunti, credo artigianali, che mi piacciono davvero tantissimo e che userò perché io sono una grande, grande, grande consumatrice di marcapunti e non ne ho mai abbastanza. Grazie, bellissimi! Secondo pacchetto che mi è arrivato, questo non vedevo l'ora di aprirlo. Mi arriva da Borgo dei Pazzi e lo stavo aspettando perché è una novità per la prossima stagione. Cosa c'è qui dentro? Lo sapete, vero, che sono nel periodo rosa? Ebbene, questo è un prodotto che Borgo dei Pazzi avrà in produzione il prossimo anno e che io ho in anteprima nelle mie avide, avide manine per poterlo provare e poter farci qualcosa di interessante. È un filato molto, molto, molto interessante. Ha una. No, è sbagliato dire texture per un filo, ma insomma è una specie di
Non so se vedete bene come è fatto, ma vedete che il filo non è liscio, ma è come... Oggi non mi vengono le parole. Mettete una parola a caso. È un filato che è composto da cotone e seta. Io lo trovo molto interessante, non vedo l'ora di lavorarlo. E anche qui produrrò uno scialle, che credo verrà molto carino. E inoltre, anteprima, nei primi mesi del 2018 sarò ospite da loro proprio nella sede di Borgo dei Pazzi in Toscana. Sono contentissima perché sapete che io collaboro con loro per un disegno da 2 anni a questa parte e ho sempre molto piacere. Li trovo un'azienda molto all'avanguardia da un certo punto di vista, molto attenti ai materiali, molto attenti alle innovazioni, e quindi mi fa sempre molto piacere collaborare con loro. E oltretutto, appunto, li ho conosciuti anche di persona e li trovo delle persone veramente molto molto simpatiche, il che non guasta in una collaborazione. Insieme al filato, Borgo dei Pazzi mi ha mandato... Li ho naturalmente tenuti tutti dalla parte sbagliata. Mi ha mandato anche 3, come possiamo dire, 3 riviste, 3 volantini. No, volantini no, sono 3 riviste per quanto riguarda la collezione 2017-2018 di tutti i loro prodotti. Mi ha mandato questo pieghevole, questo libretto su Amore, che è una lana riciclata con la quale io ho fatto la stola Freccia, che è ancora gratuita in inglese, invece in italiano è disponibile come kit direttamente dal sito del Borgo dei Pazzi, e magari vi metterò un link nell'info box qua sotto. Oggi, ragazzi, abbiate pietà, io non so come parlare, non so, ho dimenticato le regole della pronuncia italiana. Fate finta di niente. Comunque, qua c'è Amore, tutto un librino dove si spiega tutta la storia, la lavorazione, i colori. E qui ci sono Natural Yarns, lo metto da questa parte. Anche qua ci sono tutti i filati della collezione Natural Yarns. È molto interessante, molto 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 interessante, me li studierò per bene, grazie. E per quanto riguarda i filati abbiamo finito, per cui se non vi interessa vedere anche gli altri prodotti che mi sono arrivati in quest'ultimo periodo, e non sono tantissimi in realtà, sono pochini, potete anche chiudere qua e amici come prima. Se invece vi interessa restate sintonizzati. Passiamo oltre. Amazon, e quando dico Amazon dico sempre belle sorprese. In pratica ho ordinato questo, come potremmo chiamarlo, non è un rossetto, non è un lucidalabbra, e tutti e due, sapete quelle cose, e tutti e due, non è un uccello, non è un aereo, che cosa è? Superman. Questo qua è un tutti e due, è un rossettabbra, non lo so. In pratica questo è il lucidalabbra della Clinique, rossetto della Clinique, così uno dice vabbè è un rossetto normale, no, questo è il famosissimo Black Honey, introvabile, costosissimo. Che cos'è? È un lucidalabbra rossetto, scegliete a voi a caso la parola che vi va meglio, che praticamente si fonde con il colore delle vostre labbra, essendo adatto a tutte le carnagioni, a tutte le labbra. Vedete che è molto 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 scuro. In realtà, una volta applicato, tutte le recensioni dicono che si armonizza perfettamente con ogni incarnato, ogni colorito, ogni colore di labbra. Quindi io non vedo l'ora di provarlo. Ci ho speso un rene destro, l'ho atteso tipo 10 giorni, però alla fine è nelle mie manine.
e non vedo l'ora di provarlo, di provarlo. Vi farò sapere. Pacco misterioso. Viene dalla Cina. Mi è arrivato l'altro giorno e non so che cosa ci sia dentro. C'è scritto Valentina Cosciani, quindi l'ho ordinato io, ma io giuro che ignoro che cosa ci sia dentro. Quindi lo apriamo e scopriamo in diretta che cosa c'è. Non è roba mia. Non ho ordinato questa cosa io. Puzzano! Sono dei bastoncini che uno mette che uno mette negli scarichi e dovrebbero combattere i cattivi odori. Il problema è che puzzano più dello scarico, secondo me. Il problema è che non li ho ordinati io. Però ho un sospetto. Probabilmente li ha ordinati mio marito e li ha fatti arrivare a mio nome. Per questo verrà punito. Passiamo oltre. Rallegriamoci con questa scatola meravigliosa. Adesso la apriamo. Questa mi ricordo che cosa ha dentro. Cosa c'è scritto qua? Mia Moltrasio. Intanto ci sono un paio di calzini. Dio, che difficile! Calzini blu e fucsia. Non so se si vede, hanno glitter nella fascia, sulla punta e sul tallone. Diciamo che io non ne sentivo la mancanza. Pochettina per il trasporto. Pochettina che io col cavolo che uso per le scarpe ci metterò dentro i miei gomitoli. E poi finalmente, finalmente, sono felice come un re. È caduto qualcosa, non lo so. Ragazze. Non è classe, questa è delizia, è cosa meravigliosa, è una ballerina con le paillettes e blu. La felicità, la gioia, l'amore, tutto in una scarpa, tutto in una scarpa. Io non vedo l'ora di provarle, anzi, lo faccio qui, lo faccio subito. Ho fatto, non riesco a farvelo vedere, ma le ho provate. Sono qua sotto, sono sui miei piedi. Sono bellissime, mi piacciono un sacco. Ve le farò vedere indossate con dei vari outfit, perché così mi consigliano anche i signori della mia Moltrasio. Perché insieme alle scarpe mi hanno mandato questo bigliettino e mi hanno scritto: Ciao Valentina. Sanno chi sono. Grazie mille, spero che indosserai con piacere. Sotto trovi i nostri contatti se volessi inviarci un commento e mostrarci come le abbini. Puoi usare l'hashtag. Hashtag? Wow mia! Wow mia! Wow mia! È bellissimo! È bellissimo! Signori della mia Moltrasio, voi siete dei geni! Io vi amo solo per questo. Per cui. Come le ho scoperte queste mie Moltrasio? Le ho scoperte online. Non è che costino poco, vi dico subito. Però devo dirvi che per una amante delle ballerine come sono io, ne prevedo un altro acquisto tra poco, perché mi piacciono veramente tantissimo. Hanno una forma molto particolare perché potete scegliere la punta tonda o la punta
a punta. Io ho scelto la punta a punta perché mi piace di più. E hanno dei colori, sono in velluto, oppure con le paillette, o ci sono in seta, righe, sono raffinatissime, mi piacciono tantissimo. Cercavo una scarpa blu da abbinare a delle cosine che ho fatto quest'inverno e vorrei valorizzarle al massimo e credo di aver trovato la scarpetta ideale. Sono contentissima. Posso morire felice. Bene, per oggi è tutto. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Spero che vi siate divertiti. Mi raccomando, non dimenticate di mettere pollicione e condividere, iscrivervi al mio canale e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!